Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi voglio paragonare le quattro più affidabili, principali e migliori piattaforme di trading di futures su Bitcoin e sulle maggiori cripto per scegliere quale può essere la migliore secondo le esigenze che avete. Quindi che sia la prima volta che vi state approcciando al mondo dei futures, piuttosto che l'abbiate già fatto, ma cercate di capire qual è la miglior piattaforma, se avete esigenze particolari, se volete quel qualcosa in più che qualcuna ha e qualcuna no e non volete perdere tempo, impazzire ad approfondirle tutte, oggi in una ventina di minuti circa, credo che sia la durata del video, le vediamo e le mettiamo a confronto. Sto parlando di Binance Futures, BitMEX, Bybit e Deribit, che sono le quattro piattaforme a mio parere principali. Trovate qui sotto i miei quattro referral link per utilizzare, per iscrivervi a queste piattaforme se non l'avete ancora fatto. È un modo per aiutare il canale, contribuire per voi a costo zero girandomi una piccola parte delle vostre fees e su alcune di esse vi garantisce anche uno sconto del 10% sulle fees stesse. Vi ricordo che inoltre, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per dimostrarmelo e per incentivarmi a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere sempre sul pezzo, aggiornati con le mie notifiche di ogni nuovo video e seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione. Andiamo a vedere qual è la miglior piattaforma per il trading di futures. Seguitemi. Le quattro piattaforme che vi presenterò oggi, ve lo dico prima di iniziare, sono tutte ottime, affidabili e sono le migliori sul mercato per quanto riguarda appunto il trading di futures e derivati su Bitcoin e sulle cripto. Sono quelle con maggior liquidità, quindi io diciamo ce ne sono anche altre, però se state approcciando il mondo dei futures oppure magari volete capire un po' quali sono le diverse piattaforme migliori in circolazione, questo video fa per voi. Oggi vi comparo, diciamo così, confrontiamo Binance Futures, BitMEX, Bybit e Deribit, e ognuna di esse, come vedrete, ha qualche particolarità che può spingere a utilizzarne una piuttosto che l'altra in base poi a quello che vogliamo noi. Le categorie, diciamo così, di confronto di oggi saranno sulla leva e sulla possibilità di utilizzo di posizioni più avanzate, diciamo così, la semplicità d'uso, le fees chiaramente e in generale poi le features dell'exchange stesso. Iniziamo con la disponibilità di diversi contratti, quali contratti sono disponibili, come sono disponibili per aprire le diverse posizioni. Binance ha come unicità, diciamo così, perché è l'unico rispetto ai suoi competitor, il permettere di collateralizzare le posizioni in Tether USD. Come vedete, voi depositate direttamente i Tether USD nel wallet di Binance Futures e poi potete operare long oppure short. Cosa significa? Significa che si è neutrali al mercato finché non si prendono posizioni. Neutrali intendo alle fluttuazioni di BTC. Su BitMEX, Bybit e Deribit invece le posizioni sono collateralizzate direttamente in cripto. Che significa? Significa che se io sul wallet di BitMEX ho un Bitcoin, supponiamo, io già sono esposto alle oscillazioni di Bitcoin stesso. Poi, se vorrò aprire posizioni, potrò andare a modificare la mia esposizione, però parto da una base, essendo Bitcoin già esposta in qualche modo. Questo lo posso ovviare aprendo, diciamo così, uno short con leva 1, che è come dire io sono in USD, una posizione sintetica in USD, però ovviamente ogni 8 ore poi c'è il fund. Oddio, si può utilizzare il future che non ha il funding, però c'è da stare attenti alla scadenza, al fatto che comunque il suo prezzo non è esattamente uguale al prezzo dello spot market, eccetera, eccetera. In ogni caso, facciamo che siamo esposti. Quindi qual è la differenza? La differenza è che se uno vuole ad esempio accumulare Bitcoin e poi speculare con Bitcoin stessi, con quelli accumulati, per andare ad aumentare il suo stack, diciamo così, vorrà utilizzare BitMEX oppure Bybit oppure Deribit. Al contrario, se uno vuole semplicemente speculare su Bitcoin però rimanendo neutrale al mercato in USDT, sceglierà piuttosto Binance. Bybit e Deribit hanno qualche opzione in più, diciamo così, ovvero Bybit accetta quattro tipologie di deposito: Bitcoin, Ether, EOS e Ripple, ognuna delle quali la si può utilizzare per aprire una posizione sulla l'equivalente coin. Deribit ha soltanto Bitcoin ed Ethereum.
Quindi il vantaggio di questi due exchange è che io posso utilizzare, posso accumulare queste quattro coin, o queste due nel caso di Deribit, per andare a speculare poi su esse al fine di incrementare poi il mio stack. Quindi in un'ottica come quella che abbiamo visto su BitMEX per Bitcoin, si può fare anche su altre coin, il che è un plus aggiunto. BitMEX possiede anche altri contratti, non ha solo Bitcoin dollaro, ma ad esempio ha anche Ethereum dollaro, e ha anche Ethereum Bitcoin e tanti altri contratti in Bitcoin, quindi altcoins Bitcoin, sulle più capitalizzate, che sono ottimi per rimanere sulla medesima piattaforma e soprattutto utilizzare sempre Bitcoin come collaterale, però per l'appunto hanno sempre Bitcoin come collaterale, quindi se uno vuole accumulare altre coins per il lungo periodo, qui non lo può fare semplicemente. Quindi questo è, se vogliamo, un limite di BitMEX. O se vogliamo vederlo in un altro modo, è un vantaggio perché appunto mi permetto, avendo solo Bitcoin, di operare su tutte queste coin simultaneamente e incassare profitti in Bitcoin stesso. Quindi dipende un po' da quello che uno vuole fare, ovviamente. Poi veniamo al discorso leva, visto che abbiamo parlato di contratti disponibili e posizioni che si possono aprire, vediamo il discorso leva. Binance permette una leva massima di per 20 su Bitcoin, che è l'unico contratto disponibile su Binance per adesso, poi in futuro immagino che vorrà espandersi ad altri contratti. Ricordiamoci che Binance Futures è una piattaforma nata da pochissimo, vedete anche da questo grafico, quindi occorre mettere in conto anche questo nel giudicarla, non è rodata come può essere rodata BitMEX che esiste da molti più anni. In ogni caso, Binance per ora, visto che il paragone è fatto ad oggi, ha soltanto Bitcoin dollaro come contratto utilizzabile. Poi invece BitMEX, abbiamo detto, ha tanti vari contratti e non ha soltanto il Perpetual, che insomma è sempre il più utilizzato in quanto il prezzo mima il prezzo del sottostante, però ci sono anche dei futures a scadenza, così se li voleste usare le fees sono leggermente più basse e non c'è il perché non c'è il Perpetual, ok? Questa è un po' l'unica differenza. Parlavamo di leva, quindi su BitMEX la leva arriva fino a 100 per, su Bybit arriva fino a 100 per, su Bitcoin e a 50 per sulle altre tre coins, su Deribit la leva arriva fino a 100 per su Bitcoin e fino a 50 per su Ethereum. Quindi queste sono le leve disponibili. Su Binance e su Deribit è applicata una leva automatica, ovvero utilizziamo di default la massima leva disponibile, che è per 100 oppure per 20. Quindi bisogna stare attenti a non esagerare con le posizioni facendosi prendere la mano. Al contrario, su BitMEX e su Bybit la leva è impostabile in itinere, insomma, si può cambiare anche a posizione aperta, è un po' più customizzabile. Il che, a dire il vero, non è che cambi le carte in tavola, insomma, qualcuno può preferire poterla cambiare, qualcuno può fregargliene niente, insomma, lì dipende un po' da ognuno di noi. Quindi questo per quanto riguarda la leva, direi che non c'è altro da aggiungere. Adesso parliamo un po' dell'interfaccia, che secondo me è la cosa più importante. Allora, secondo me Binance, sotto questo punto di vista, soffre un po' l'essere acerbo. Perché? Per impostare un ordine completo, tra virgolette, ovvero inserire l'ordine, aprirlo e poi andare a mettere direttamente stop loss, take profit, tutto ciò che può servire, occorre smanettare un po'. Perché io devo aprire l'ordine, poi a ordine aperto io posso già mettere il close position con il mio take profit come limit sell, però per inserire anche lo stop devo inserire un altro ordine e tra l'altro lo stop deve essere per forza uno stop limit. Quindi sì, lo posso trasformare in stop market mettendo il limit price leggermente inferiore o superiore a seconda della direzione dell'ordine allo stop price, però perché non fare direttamente un market order? Quindi questo è un leggero, secondo me, svantaggio. Sono sicuro che nel tempo l'usabilità di Binance dal punto di vista degli ordini migliorerà enormemente. Sul lato gestione degli ordini, io mi sono trovato al meglio in assoluto con Bybit. Per quale motivo? Allora, su BitMEX è molto comoda la gestione degli ordini, in quanto io, una volta che ho l'ordine attivo, ci posso andare ad inserire direttamente anche qua il mio limit sell o limit buy, il mio take profit, insomma.�└
e poi dal pannello stop, cioè metto l'ordine stop market, me lo vado subito a inserire. Posso mettere tra l'altro la funzione che mi fa soltanto chiudere l'ordine con il mio stop senza rischiare di aprire altri ordini in direzione opposta e mi viene subito inserito. Inoltre è disponibile il trailing stop su Bitmex, che è un'ottima funzione che molti potrebbero voler usare, e su Binance ancora non c'è. Su Bybit invece ho tutto a portata di mano, è veramente veramente comodo. Tra l'altro adesso non volevo aprire un ordine, ma magari ve lo faccio vedere, ma sì, facciamo questa piccola eccezione. Supponiamo di voler aprire, che ne so, un limit buy a 7.000 dollari, così giusto per esempio. Guardate, già mi fa inserire take profit e stop loss nel momento stesso in cui io inserisco l'ordine, e poi mi vengono tutti visualizzati qua sotto nella riga dell'ordine stesso. Quindi questo per me è il massimo dal punto di vista dell'usabilità, della comodità. Ok? Quindi questo è il motivo per cui il lato usabilità mi fa propendere moltissimo verso Bybit. Deribit forse, forse, forse è quello un pelino meno comodo, perché è un po' come Bitmex, però è un po' più, secondo me, pensato per i pro. Ci sono molte voci in più, anche nelle righe poi delle posizioni aperte. Poi il fatto è che implica anche l'utilizzo di opzioni, Deribit, quindi ne parleremo tra poco, però è più orientato a un pubblico di pro, secondo me. Quindi forse come usabilità intesa per tutti è quello che si posiziona un po' più in basso. E quindi questo è quanto per la semplice comodità d'uso. Parlando di comodità d'uso, non si può sicuramente prescindere dal fatto che se qualcuno utilizza già molto Binance e non vuole spostarsi, diciamo così, allora la scelta è semi-obbligata, ovvero utilizzando Binance Futures non devo fare neanche un altro account, non devo fare trasferimenti con altri exchange e non devo appunto trasferire coin di qua e di là, ma tengo tutto all'interno di Binance, il che significa anche meno fees e poi più comodità. Forse, non lo so. Quindi posso trasferire, devo comunque trasferire dall'exchange wallet al futures wallet, però è un trasferimento istantaneo a costo zero. Molto più comodo che sicuramente dover trasferire da un exchange all'altro, o magari dover separare i capitali e tenere traccia di tutti e due. Questa era una cosa sicuramente da tenere in considerazione. Quindi direi che per quanto riguarda l'usabilità abbiamo detto tutto. Ultima cosa, le fees. Quali convengono di fees? E poi facciamo una piccola parentesi su Deribit, perché ora come ora, secondo me, è quello un po' meno comodo in generale, però c'è un però che alla fine mi può far scegliere di usarlo oppure no. Per quanto riguarda le fees, allora, Binance attualmente è il migliore per quanto riguarda le taker fees, ovvero le fees da market order, che stanno allo 0,04% contro lo 0,075% dei competitor, scontabile nel caso di Bitmex del 10, no, del sì, 10%, mi pare, che arriva quindi allo 0,06 e qualcosa. Nel caso di Bybit non è scontabile, ma mi dà un bonus di 60 dollari al momento dell'iscrizione. Se faccio un deposito minimo, cioè sono 10 dollari di welcome bonus per tutti, altri 50 se faccio un deposito minimo di 0,2 Bitcoin. Quindi quello va ad ammortizzare molto le fees e insomma mi aiuta un po', diciamo così. Mentre Deribit ha le stesse fees di Bitmex come fees. Per quanto riguarda invece le fees dei limit order, Binance le ha positive allo 0,02%. Attenzione, su Binance per i primi 3 mesi per tutti sono scontate al 50%, quindi 0,01 limit order, 0,02 market order. Mentre sui competitor i limit order danno un rebate, quindi io vengo pagato per fornire liquidità. Nel momento in cui il mio limit order viene fillato, io incasso la fee anziché pagarla. Quindi questa è un po' la differenza, molto vantaggiosa sui market order, un po' meno sui limit order, e comunque con la scontistica iniziale la competitività aumenta sicuramente. Ve l'ho detto, Bybit ha le fee un po' meno vantaggiose, se vogliamo, perché non è prevista la scontistica, ma mi dà 60 dollari, fino a 60 dollari di bonus utilizzabile, il che mi fa rientrare parecchio.
tutti quanti poi hanno il metodo del funding, che quindi non sto a comparare. Liquidità, BitMEX è quello che ne ha di più in assoluto. Gli altri, bene o male, Bybit e Binance si posizionano allo stesso livello e Deribit è un po' più in basso. Ma allora Deribit che è una ciofeca? No, in realtà Deribit ha senso, mio personalissimo parere, ha senso usarlo se si vuole anche operare con le opzioni, perché Deribit, oltre ai futures, permette di operare su opzioni, acquisto e vendita, e quindi questa è la sua killer application. Personalissimo consiglio, se non avete intenzione di operare sulle opzioni, lasciatelo pur perdere perché non ha molto senso per voi. Al contrario, invece, è la scelta migliore perché avete tutto sul medesimo exchange, il margine in comune e quant'altro. Riepilogando allora, quale exchange scelgo? Allora, io penso di essere stato chiaro. Principalmente io sceglierei Binance se voglio rimanere neutrale al mercato, quindi se voglio rimanere in USDT, oppure se voglio far tutto quanto su Binance. È un po' più scomodo per quanto riguarda l'inserimento e la gestione degli ordini e è ancora un pelino acerbo, se vogliamo, su alcune cose. BitMEX, re della volatilità, della liquidità, quindi è quello che ha più volumi in assoluto. Tuttavia, il limite qual è? Il limite è che l'unica valuta utilizzabile è Bitcoin, quindi non si può collateralizzare le posizioni se non in Bitcoin. Per il resto non ha difetti, è un ottimo exchange, non a caso è quello di maggior durata. Bybit ha il vantaggio invece di poter collateralizzare le posizioni in 4 coin, tra l'altro si possono anche convertire l'una nell'altra internamente se si vuole aprire una posizione di un tipo piuttosto che di un altro. Sono tutti in controvalore USD, mentre appunto BitMEX aveva solo Bitcoin e Ether in controvalore USD, le altre sono in BTC. Uno degli altri vantaggi di BitMEX è che ha molti contratti a disposizione, di più in assoluto degli altri. Bybit ne ha un po' meno, però sono tutti collateralizzati in BTC e sono comunque le principali coin. Quindi insomma BitMEX è la scelta sovrana per chi vuole collateralizzare tutto in Bitcoin e basta, e aprire posizioni speculando per accumulare Bitcoin, mentre Bybit è la scelta sovrana per chi vuole andare a accumulare varie coin, tra cui Bitcoin ovviamente perché c'è anche quello, ma anche Ether, EOS e Ripple. È la scelta sovrana, anche mio personalissimo parere, per chi vuole un'interfaccia più semplice possibile. Questa secondo me è la cosa che guida assolutamente di più. Deribit invece ha senso, come vi dicevo, sceglierlo nel caso in cui uno voglia operare anche in opzioni, quindi è una scelta quasi obbligata, altrimenti non particolarmente. Vi lascio qua sotto in descrizione i miei referral link delle quattro piattaforme. Su BitMEX e su Deribit vi garantiscono anche il 10% di sconto sulle fees di cui parlavamo prima, mentre su Bybit e Binance purtroppo no, però mi aiutate, è un modo per aiutare il canale perché mi girate una piccola parte delle vostre fees per voi a costo zero. E voi che piattaforma preferite? Quale consigliate? Quale utilizzate? Fatemelo sapere nei commenti. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!